Si è chiusa a inizio ottobre la 23esima edizione di Expo Travel 2019, la fiera internazionale specializzata sul turismo che si svolge in Russia a Ekaterinburg. Il bilancio è stato illustrato in comune ad Alessandria in conferenza stampa a cui ha partecipato l'ospite Caterina Gradoboeva, giornalista russa di Interfax Tourism, che ha così avuto modo di incontrare la delegazione di Alessandria e ora sta svolgendo un blog tour nel nostro paese per approfondire e segnalare nel migliore dei modi le grandi opportunità di valenza attrattiva, in particolare di Alessandria e di Genova, che in questa operazione sono presentate insieme. Un'operazione che gravita su un territorio vasto e che prende spunto da rapporti con un territorio ancora più vasto, perché il fatto di aver compreso e aver consolidato rapporti con una realtà come Genova, che ha già un suo consolidato rapporto con un turismo che viene da Russia, vuol dire lavorare con un canale, con un percorso che già funziona, è giusto allargare su un territorio molto vasto. Un territorio molto vasto che non è la città di Alessandria sola, che fa da hub, da raccolta, ma poi da Alessandria si riversa tutta quella che è l'area che noi definiamo Monferrato. Oggi abbiamo presentato delle strategie legate proprio al marketing territoriale, volute in prima persona dal nostro sindaco, che ci ha lavorato intensamente all'interno di questa strategia, anche perché sul turismo si gioca buona parte del futuro di Alessandria, sullo sviluppo economico, quindi anche su questo vogliamo dire assolutamente la nostra, e sì che Alessandria pensi sempre più grande e diventi un punto di riferimento.